Ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Come vi avevo promesso lunedì nel video dell'analisi tecnica e ciclica dei mercati sulle criptovalute, che è un appuntamento ormai fisso su YouTube, ragazzi, sta diventando un appuntamento fisso. Tra l'altro questo video sta facendo un botto di visualizzazioni, quindi io non posso che ringraziare veramente per l'affetto che dimostrate sempre al canale e l'apprezzamento sul mio lavoro. Spero di trattarvi bene, spero di fare un buon lavoro anche nel video di oggi, perché lo dedico a chi in questo momento è titubante e si pone una domanda, assolutamente legittima, molto importante, la cui risposta però è veramente molto complessa. La domanda è: sono hold sul mercato, però questo brusco cambiamento del trend di breve di Bitcoin, che è diventato ribassista, lo abbiamo detto già lunedì, mi porta un po' ad avere paura. Cosa devo fare? Devo chiudere le mie posizioni in hold, perché magari non è un holding, ragazzi, di quelli senza guardare i grafici, ma è un holding magari di persone che vogliono sempre dare un occhio al trend, sempre dare un occhio al grafico, sempre dare un occhio a quello che succede, perché sappiamo bene che se ricomincia un trend ribassista sui mercati, se Bitcoin ritorna a fare un trend ribassista con quello che ha fatto nel 2018, c'è poco da scherzare. Quindi anche gli holder, in quel caso, sapete bene come la penso, soffrirebbero moltissimo, e quindi non sono d'accordo a quelle posizioni, diciamo, chiamiamoli da holding, da struzzo, no? Che è con la testa sotto la sabbia. Però è anche vero che molti di voi si stanno ponendo in questo momento questa domanda: chiudo tutte le posizioni su Bitcoin, devo uscire, ma io non so fare trading, come si fa, come non si fa? Bene, nel video di oggi andiamo a ragionare su questa problematica. Che cosa deve fare un holder che però è anche trader, cioè non è un trader intraday, non è un trader che fa 10.000 operazioni, è un holder che però guarda anche il grafico, cioè insomma non si mette la testa sotto la sabbia. Cosa deve fare in questo momento? Cosa è giusto fare e come poi poter gestire questa situazione? Lo guardiamo sui grafici, perché ho bisogno anche di farvi vedere un grafico per parlarvi di questa problematica, e spero di darvi un grande contenuto aggiunto. Iscrivetevi al canale, ragazzi, se ancora non l'avete fatto, e nei commenti ditemi quello che pensate di quello che sto per dire in questo video e di quello che faremo, anche perché le conclusioni alla fine del video faremo appunto la sintesi di tutto questo discorso. Allora andiamo sul grafico. È quello di ieri, soltanto che è appunto aggiornato in un paio di giorni. Oggi sto registrando martedì, ragazzi, il video uscirà mercoledì, però questa è la registrazione di martedì. Tanto non importa quello che farà domani. Allora, cosa succede nel momento in cui siamo stati hold, correttamente long sulla posizione? Io vi ho sempre detto, non si esce long fin tanto che non avviene questo break. Vedete, ragazzi, questo è il break esattamente che di cui stavamo parlando da un po' di tempo. Break che però è avvenuto nella giornata del 23 settembre. A questo punto, anche essendo un holder, ragazzi, cosa vado a fare? Esco dal mercato, rimango sul mercato? Un grande dilemma in questo momento, un grande dilemma, perché primo, fondamentalmente c'è un problema di natura psicologica. Nessuno vuole vendere, ragazzi, quando i mercati scendono, cioè quando i prezzi sono più bassi, perché c'è un problema di natura emotiva sui mercati. Nel momento in cui i prezzi vanno giù, la prima cosa che faccio è dire: no, beh, in questo momento io non vendo, perché vendere in questo momento è sbagliato, i prezzi sono bassi, un mese fa erano molto più alti, aspetto che risalgano. Allora, è un problema di natura emotiva, ragazzi, perché come sempre non piace a nessuno vendere a prezzi bassi e comprare a prezzi alti, è chiaro che sia così. Però dobbiamo anche un attimo ragionare e capire una cosa fondamentale, che poi in questo contesto è appunto la cosa più importante di tutte. È giusto o meno farlo, al di là di quello che farà il mercato domani, ragazzi? Questo è il discorso: è giusto o meno chiudere la posizione? È quello che dobbiamo domandarci. Se guardassimo all'analisi tecnica nella sua oggettività,
scientifica, per quello che può essere definita scientifica, un'analisi tecnica sui mercati, dobbiamo chiudere la posizione. Ecco, vi ho svelato, diciamo, la risposta più corretta. Inutile che ci giriamo intorno, ragazzi, perché se io seguo l'analisi tecnica e la seguo secondo un trading plan, la seguo da mesi secondo un trading plan, le mie posizioni di hold che erano state aperte qui, ragazzi, io ve lo ricordo, e insomma, per chiunque di voi anche è nuovo sul canale o è fresco, avevo indicato qui in questa zona, vedete, la apertura di nuove posizioni hold, poi incrementate anche diciamo in questa parte, cioè avevamo un grafico, avevamo seguito, quindi intorno in sostanza ai 4.400, poi magari 5.000 dollari, quindi in sostanza anche qui, ragazzi, intorno agli 8.000 e qualcosa, 8.600, 8.700, quando diciamo sarebbe stata chiusa questa ipotetica posizione, saremmo in grosso profitto. Adesso lo prendiamo questo profitto o no? È qui il diciamo la logica che dovete ragionare. Se siete dei trader che state seguendo una posizione in hold, dobbiamo chiudere la posizione, ragazzi, sarebbe stata chiusa qui, ragazzi, ok, qui più o meno nella giornata del 24, neanche a chiusura daily, sinceramente, ragazzi, perché è andato troppo giù, io l'avrei chiuso un po' prima, ma in linea di massima ipotizziamo qui su questo livello 8.500-8.600. Perché? Adesso io la chiudo qui perché voglio comprare più in basso, la chiudo qui perché secondo me i prezzi scendono, quindi poi se però i prezzi tornano a salire sopra questo mio livello, adesso vi ingrandisco e poi non compro più perché aspetto che i prezzi scendano di nuovo. No, non è così, ragazzi, perché chiudiamo la posizione qui? E qua ci sarebbe da farvi una domanda e da farvi rispondere nei commenti, però poi dobbiamo fare un altro video, diciamo, non ne vale la pena. Allora ve lo dico in maniera chiara: perché si dovrebbe chiudere una posizione? Perché la posizione in questo momento long sul mercato Bitcoin è rischiosa, semplicemente per questo, ragazzi, è aumentato drasticamente il rischio nel detenere una posizione long di Bitcoin in questo preciso momento. Questo significa che i mercati da adesso in poi scenderanno? No, non ho detto questo, ragazzi, anzi, sapete bene che io sono qui in attesa di una chiusura ciclica, come vedete in questa fase, il mercato, vi avevo indicato lunedì che questa settimana poteva dare segnali positivi, in effetti sembra stia facendo così, poi ancora la settimana è lunga da chiudere, ragazzi, però io sono in attesa di un recupero del mercato, però vi sto dicendo che il tecnico, il trader, la persona che applica il trading plan qui deve chiudere una posizione. Poi c'è da dire che magari una parte di voi, ognuno ha le proprie strategie di money management, potrebbe decidere e dire: io chiudo un po' della posizione, magari il 50%, l'altro 50% lo lascio e magari aspetto l'incrocio delle medie, un altro segnale, la rottura di questo supporto verde. Quello sta a voi deciderlo, ragazzi, perché ognuno ha la sua strategia di trading, non c'è solo una strategia valida, ce ne sono tante valide, ognuno ha la sua strategia, voi dovete sempre formarvi per implementare le vostre strategie più adatte alla vostra personalità, perché poi il trading sostenibile, chiamiamolo così, è esattamente quello. Però se siete dei professionisti, in questo punto siete andati in take profit, in trailing stop sarebbe un trailing profit, perché, ragazzi, perché l'analisi tecnica ci sta dicendo è troppo rischioso stare in questo momento sul mercato, è troppo rischioso perché Bitcoin ha invertito il trend di breve, ha fatto un trend di breve ribassista, perché qui abbiamo un massimo, un minimo, un massimo più basso, un minimo uguale, un massimo più basso, un minimo più basso, quindi per la regola statistica del trend, il trend di breve si è invertito, è diventato ribassista, quindi se siamo long in questo momento siamo contro trend, ok? Perciò il trader che applica le regole deve chiudere la posizione qui, ragazzi. E dopodiché che cosa facciamo? E lì intervengono una serie di problemi emotivi, ragazzi. Allora, l'holder non vuole perdere mai una fetta di torta, non vuole perdere mai una fetta di torta e rischia tantissimo, ragazzi. Chi di voi qui dentro fa l'holder?
che mette la testa sotto la sabbia si assume un rischio elevatissimo, cioè quello di andare contro trend. Il mercato può riprendere il trend del 2018, questa scadenza ciclica viene annullata, il mercato la rispetta perché magari, ragazzi, l'aveva chiuso qui il ciclo e non ce ne siamo accorti, sarà stata un'eccezione, qualsiasi cosa, ragazzi, la ciclica non è diciamo una palla di vetro, lo sapete. A quel punto il mercato continuerà a scendere per un anno, ok? Noi non lo sappiamo questo, lo sappiamo solo se avviene una cosa del genere, ma in quel caso poi cosa fate? Siamo lì alle prese con i soliti dilemmi, con quelli di cui abbiamo parlato l'anno scorso, quindi stare contro trend sul mercato mentre il mercato scende non è una cosa positiva, ma allo stesso tempo se il mercato torna a salire, a quel punto poi magari qualcuno di voi resta impietrito, quindi come diciamo pietrificato da Medusa, insomma, perché di voi si ricorda il mito. Perché questo? Perché non sa come rientrare sul mercato e perché dice: io ho venduto qui che erano 8.700 dollari, adesso magari devo ricomprare quando il mercato torna qui a 10.000, e no, non mi sta bene perché io ho venduto più basso e se non compro più alto. Ragazzi, i trader professionista non ragiona così, ma anche se fate holding non dovete ragionare così, perché un holding, ecco, magari su mercati particolari come le criptovalute tenute appunto a vita ci può anche stare, ragazzi, però non tutto il patrimonio che avete, questo mi preme dirlo, non tutto il patrimonio, ragazzi, perché sennò vi esponete a un forte rischio, quindi probabilmente dovete lavorare bene di money management. Una parte del vostro holding magari la potete anche tenere a vita, ragazzi, perché dite insomma io qualcosa ce l'ho che non la venderò mai, perché dico ok, ma che mi frega tanto, insomma, con tutti i profitti che abbiamo fatto con i mercati delle criptovalute me li tengo lì e buonanotte. Benissimo, ma una parte la gestisco, ragazzi, proteggendola dai rischi di mercato, come in questo caso. Questo è un momento in cui siamo a rischio di mercato. Non mi importa se poi dovrò rientrare long sulla posizione, magari a un prezzo più alto. Non mi importa, ragazzi, perché devo pagare, tra virgolette, l'assicurazione al rischio. Cioè, vendo in questo momento perché il mercato è rischioso, comprerò magari poi se i mercati tornano a salire qui, per esempio, e dirò va bene così, la differenza tra qui e qui sarà stata la mia assicurazione pagata contro un rischio di mercato, perché se poi i mercati vanno giù, ragazzi, e riscendono, e noi questo non lo sappiamo mai, badate bene, ragazzi, io sono assolutamente ancora rialzista sul come view su Bitcoin, lo sapete bene, però non devo mettere la testa sotto la sabbia, ok? Guardare il grafico. Quindi, morale della favola, e mi rimetto in posizione all face. Allora, morale della favola, ragazzi, due tipi di soluzioni a questa problematica. Se siete holder, testa sotto la sabbia, ok, ragazzi, ma non con tutto il vostro patrimonio, abbiate diciamo accortezza di non rischiare troppo. E poi un'altra cosa, chiudere una posizione seguendo un trading plan, seguendo quella che era una cosa di cui abbiamo parlato mesi fa, ragazzi, è giusto o sbagliato? È giusto sempre, ragazzi, al di là di quello che va a fare domani il mercato. È anche vero che magari c'è una mia view su una scadenza ciclica imminente, quindi c'è una propensione a dire forse questo break è un po' troppo chiamato dal mercato, aspetto qualche giorno prima di chiudere le mie posizioni. Qui ci potrebbe anche stare, ragazzi, perché in effetti era attesa questa fase ribassista, non è nulla di anomalo, però allo stesso tempo l'analista tecnico deve guardare i dati e dire ok, siamo scesi sotto dei livelli che era quello di 9.000, vado in break con una parte della mia posizione aperta a 4.004, ragazzi, sono il doppio, abbiamo guadagnato il 100%, prendo profitto. Dopodiché si vede quando rientrare facendo una nuova analisi di trading, quindi un nuovo video, beh sì, una nuova serie di video, ragazzi, sul canale Sempre Trading Gold. Bene, vi ho detto quello che penso su questa posizione, quello che farò io con la mia posizione Bitcoin è un mistero, in realtà non è un mistero, ragazzi, quello che faccio io nella posizione hold, quella che vi ho detto veramente hold, che non mi importa nulla, rimane sempre aperta, anche perché faccio tante cose con le criptovalute, mentre quella hold relativa anche al lato trading è stata chiusa, ma è
in procinto di rientrare con i miei trading system. Quindi, avendo io una serie di strategie, ragazzi, preferisco utilizzare le strategie sistemiche in questi particolari momenti, mi sento più tranquillo. Ma è una mia logica, è quello che riguarda una mia propensione al trading, una mia personalità. Quindi ognuno ha la vostra, fate la vostra strategia. Ci vediamo dopodomani col prossimo video. Ciao a tutti!